Ciao a tutti gli alieni dell'universo, io sono Predalien ADP e oggi vi porto il mio primo video tag. Per chi non lo sapesse, si tratta di un video in cui bisogna rispondere a 5 domande riguardanti i videogiochi e poi nominare altri youtubers che a loro volta faranno un loro video. Per prima cosa ringrazio AleLGD per avermi nominato nel suo video, per chi di voi volesse passare per il suo canale, vi lascio il suo link in descrizione. Ma ora bando alle ciance e cominciamo con la prima domanda. A che età hai iniziato a giocare ai videogiochi? Il giorno preciso non me lo ricordo, ma avevo all'incirca 5 o 6 anni quando mio padre comprò la PlayStation 2, che ancora funziona, e ogni tanto ci faccio delle partite in ricordo dei vecchi tempi andati. Detto questo, passiamo alla seconda domanda. Quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Di tutti i videogiochi a cui ho giocato ce ne sono molti che mi sono piaciuti, per esempio Call of Duty MW2, MW3, Black Ops 2, Ghosts, Assassin's Creed, Halo 4, Alien vs Predator, Alien Colonial Marines, Titanfall, Evolve, e World of Tanks. Terza domanda, secondo te qual è la miglior piattaforma per giocare ai videogiochi? Di certo il PC, perché ti offre molta scelta ed è molto comodo per moddare i videogiochi, cosa che su console è molto difficile da fare, senza buttare via 500 dischi nel cestino, e la Xbox che offre un sacco di contenuti e di giochi con una grafica decente. Ma l'unica cosa che mi fa incazzare è il fatto che se vuoi giocare con gli altri giocatori devi pagare per avere Xbox Live, che costa più delle armi che mi procuro quando parto per una missione, XD. Quarta domanda, che genere di videogiochi preferisci? Senza ombra di dubbio mi piacciono gli sparatutto, i giochi di azione, avventura e fantascienza, praticamente roba immaginaria che quando la guardi ti chiedi se ti sei iniettato un qualche tipo di droga non ancora sul mercato, e poi mi piacciono anche i giochi di guerra e di strategia come World of Tanks, dove se vuoi vincere ti conviene coordinarti con gli altri giocatori, tendere imboscate ai nemici e aiutarsi l'uno con l'altro, non come un coglione della mia squadra che appena all'inizio della partita mi è venuto continuamente addosso, facendomi cadere in acqua con il carro. Se ti ritrovo in partita giuro che ti punto il cannone sulle palle e ti faccio cambiare sesso in 2 millesimi di secondo. Un'altra cosa che mi piace dei videogiochi di questo tipo, sono quelli in cui non sei il solito umano del cazzo armato sempre di fucile, ma puoi anche giocare nei panni del mostro, come in Alien vs Predator, dove ci sono 3 campagne per ogni razza, cioè una Alien, una Predator e una Marine, e anche nel multigiocatore puoi scegliere da che parte stare. Un altro gioco simile è Evolve, un po' più difficile dato che si tratta di un gioco 4 contro 1, per chi non ha capito intendo 4 giocatori contro un altro giocatore che giocherà nei panni del mostro. I cacciatori hanno 4 classi diverse. Assalto, medico, trapper e supporto, mentre il mostro ha bisogno di nutrirsi delle creature del pianeta ed evolversi fino al terzo stadio uccidendo poi i cacciatori o distruggendo le relè. Domanda numero 5, cosa guardi quando giochi ad un videogioco? Prima di comprarlo ovviamente guardo la storia di cosa parla, chi interpreti e le missioni che ti vengono assegnate, poi guardo molto il tipo di grafica che deve essere perfetta se vuoi goderti l'esperienza completa e infine il gioco deve essere avvincente e non troppo ripetitivo, con un bel finale che magari annuncia anche un seguito. Un'altra cosa che guardo sono le mappe che mettono a disposizione sia nella campagna che nel multiplayer, comprese le armi e gli equipaggiamenti per rendere la tua esperienza più interessante. Ok, ho finito ed è arrivato il momento di taggare qualcuno. Io nomino Axion, aspetto il tuo video tag amico. Ovviamente non sei costretto a farlo, però potrebbe aiutarti per farti conoscere un po' meglio, XD. Bene ragazzi, anche questo video è finito e spero che vi sia piaciuto, come al solito commentate e iscrivetevi, e noi ci rivediamo alla prossima caccia. Ciao!